Brigetti, la discesa. Ma poi ci riporta. Fatta, ma non significa niente. Oggi siamo a Pantano e siamo qui sulla metro C, stiamo testando per la prima volta quindi questa nuova metropolitana e arriveremo da Pantano fino alla Borghesiana. Oggi celebriamo un momento importante di questa linea C, il momento in cui tutta la galleria è stata realizzata ed è in fase di collaudo e questo permette sostanzialmente di dire che la terza linea metropolitana di Roma è finalmente una realtà. ...500.000 persone come minimo. Vi rendete conto che importo sostanziale darà questa linea metropolitana per lo sviluppo del traffico della città? È un treno che permette il trasporto di 1200 passeggeri ed è combinato con quello che è la tecnologia di guida, che è un sistema anch'esso di tecnologia italiana, sistema di controllo automatico. Il primo tratto della metro C, quella che va diciamo così, da Monte Compete fino alla realtà del Parco di Centocelle, sarà aperto entro il gennaio. Il cantiere finirà entro il primo semestre del 2012, dopo ci sarà il collaudo che renderà operativa per gli utenti del trasporto entro il secondo semestre del 2012. E poi l'altro tratto fino a Lodi sarà completato entro il 2012 e sarà a disposizione entro il primo trimestre del 2013. Per quanto riguarda il resto, per arrivare a San Giovanni sarà completato entro la fine del 2013, poi tutto il resto andrà avanti nel corso degli successivi anni, ma quello che voglio sottolineare è che siamo in tempi che sono più ridotti di quelli previsti, nonostante le difficoltà di carattere archeologico e tutti i problemi anche di carattere finanziario che abbiamo dovuto risolvere in questi anni. 4 secondi.